Rossa, ringrazio l'Associazione Spazio Aperto per avermi ospitata, ovviamente ringrazio voi per essere qui questa sera. Grazie anche per la bellissima introduzione. Questo libro nasce immediatamente dopo il libro sul terremoto, perché io sono dell'Aquila, quindi è anche un'esigenza personale per evadere. Quindi prima ho raccontato lo strazio della mia terra e dopo quello delle morti in carcere, perché comunque conoscevo il caso di Livia Brillegatti, una morte in carcere avvenuta a Sollicciano, però Nichi era di Avezzano, la sua famiglia era di Avezzano in provincia dell'Aquila. Da subito, quando ho cominciato a leggere la vicenda di Nichi, mi sono resa conto che i conti non tornavano. Nichi viene arrestato nella richiesta premium e i numeri a pagamento, gli 899, non so se vi ricordate mi manda Rai 3 quando andavo ai cittadini con le bollette esose, quindi arrabbiatissimi, perché insomma, non era possibile, no, che un minuto al telefono avesse dei costi così, sì, così elevati. E quindi Nichi viene arrestato in questa inchiesta per presunta frode informatica. Insieme a lui vengono arrestate altre 17 persone, tutti vengono tradotti nel carcere di Rimini, quindi da San Marino a Rimini, soltanto Nichi è portato nel carcere di massima sicurezza, considerato uno dei più duri d'Europa, a Sollicciano. Nichi da subito dichiara che vuol parlare, vuol collaborare con la giustizia, vuole dire tutto quello che sa, tutto quello che faceva con il suo lavoro. Nichi viene appunto tradotto in carcere, non chiama nessuno della sua famiglia, perché nel verbale c'è scritto che non vuol chiamare nessuno, ma Nichi aveva un rapporto davvero in simbiosi con la madre, loro si sentivano tutti i giorni, Ornella, la madre di Nichi, era a conoscenza di tutto, e viceversa anche Nichi, davvero un rapporto proprio come se non fossero così lontani. E questo rapporto così bello, così speciale, me lo confermano anche le persone che io non sapevo che conoscessero Nichi, e invece mi hanno detto di questo ragazzo così gentile, così buono, educato. Quindi non è una madre che descrive il figlio perché comunque è sua madre, ma proprio perché anche le persone che lo conoscevano lo descrivono così. Infatti Nichi vuol parlare, vuol collaborare e chiede anche alcune cose, chiede di non essere messo in cella con detenuti extracomunitari e soprattutto non violenti. Invece Nichi viene messo con due extracomunitari ad alta sorveglianza. Nichi fa la sua deposizione in tribunale, sua madre lì, è lì con l'avvocato, quello che pensa che sia l'avvocato di Nichi, perché era l'avvocato dell'azienda. Una volta in tribunale a Firenze si rende conto che Nichi ha cambiato avvocato, con un telegramma partito da casa di Nichi a San Marino, che gli viene dato in carcere, che era in sopravvento, e quindi cominciano ad esserci i primi interrogativi: com'è possibile che Nichi abbia cambiato avvocato? L'avvocato, fra l'altro, è uno dello studio di Guerrini. Guerrini è il difensore dei familiari della strage di Piazza del Loggio. Sappiamo tutti, insomma, come sono andate le cose. Nichi fa la sua deposizione, che ancora oggi non sappiamo cosa ha dichiarato, perché è segreta. Dopo Ornella intanto si informa, perché vuole incontrare suo figlio, perché sa perfettamente che se riesce a vederlo suo figlio capisce che lo tirerà, che la madre lo tirerà fuori da lì. Davanti al tribunale si incrociano con lo sguardo, quindi Nichi vede sua madre e l'avvocato gli dice che dopo 48 ore può parlare con suo figlio, può vedere suo figlio, ma ne bastano soltanto minuti perché Nichi viene ritrovato morto nel bagno dell'ACER. Dunque, qui una serie di cose che non tornano. Innanzitutto Nichi era alto 1,80 m, pesava 90 kg, e il luogo dove è avvenuto questo presunto suicidio non c'era proprio fisicamente spazio per poter compiere quel gesto. Quel gesto compiuto con un laccio di una scarpa. Ora, il corpo, una massa di 92 kg, immaginiamocela com'è. Il medico che effettua l'autopsia è lo stesso medico che la fa su Pantani.
E questo medico, quando parla con Nella, le dice che Nicky si sarebbe suicidato con le strisce dei jeans, quindi avrebbe preso i jeans, li avrebbe strappati. Ora, sfido chiunque a quale forza deve avere per fare delle a strisce jeans. Invece, una volta che gli arriva il referto a casa, Nicky si è suicidato con il laccio della scarpa, perché il segno che aveva sul corpo è quello del laccio. Quindi anche qui, cose che non tornano. Non tornano neanche le deposizioni dei suoi compagni di cella, perché uno dichiara che Nicky era passeggi, l'altro invece dichiara che Nicky stava facendo un ritratto. Ma Nicky era in pigiama, quindi quando è stato trovato, quindi sicuramente non è andato a fare passeggi. Insomma, io credo di avervi messo dei dubbi. Per lo Stato italiano, Nicky si è suicidato e tutto viene archiviato. Viene archiviato e, fra l'altro, cosa strana, quando Ornella si reca a casa, anzi non Ornella, il marito di Ornella si reca a casa di Nicky, trova l'appartamento completamente vuoto. Non c'erano neanche le tende, computer, scordiamoci, non c'erano neanche le tende. E lo stesso avviene nell'azienda dove lavorava Nicky. Tutto scomparso, non doveva rimanere nessuno. Nicky è morto e gli altri suoi 17 colleghi sono stati tutti scarcerati. L'inchiesta, appunto, è stata archiviata. Questo è l'esempio di cui parlava prima il professore, di un ragazzo al primo ingresso in carcere perché Nicky era licenziato. E Nicky non chiama sua madre, mentre secondo la circolare Nuovi Giunti del 2007, la morte di Nicky è avvenuta nel 2008, quindi la circolare c'era, aveva diritto a chiamare sua madre, avere un colloquio con la psicologa, avere un cambio. Queste sono alcune cose importanti che vengono previste da questa circolare, perché comunque è traumatico il passaggio da una vita libera ad una vita ristretta. Infatti la maggior parte dei suicidi avvengono proprio nei primissimi giorni. E perché i problemi sono quelli di cui si diceva prima, il sovraffollamento. Noi abbiamo una capienza di 42.000 detenuti, circa 42.000 detenuti, e siamo a circa 75.000. Quindi mi viene da pensare che il ministro Alfano è impegnato con le sue varie leggi, proprio perché altrimenti, se mandiamo in galera Berlusconi e compagni, ci sarebbe l'over sovraffollamento. Questi suicidi quindi avvengono, quindi alcuni sì, sono suicidi, perché poi abbiamo anche con questo sovraffollamento c'è una situazione di ristrettezza della ristrettezza, perché se ogni detenuto ha diritto a 4 ore d'aria al giorno, in Italia purtroppo questo non avviene. Ogni detenuto ha addirittura 3 metri quadrati di spazio in una cella, quando invece ne dovrebbe avere 7,5, e infatti l'Italia è stata punita dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, ovviamente. Come si potrebbe risolvere questo problema? Nuove carceri, è ovvio, no? Pensiamo a nuove carceri, ovviamente a più personale. Quindi anche il ministro Alfano è consapevole, dice sì, c'è questo sovraffollamento, sì, è vero, più personale. Per quanto riguarda le carceri, ne abbiamo una costruita a Gela nel 1959, è pronta, ma neanche per il 2011 verrà inaugurata. A Benevento ne abbiamo costruita una, poi abbiamo aspettato che avesse bisogno di ristrutturazione, quindi era di nuovo pronta, ma non c'è nessuno dentro. Ce n'è un'altra in Sardegna, anche questa, costata soltanto 5 miliardi di vecchie lire, non è mai entrata in funzione. Poi parlavamo prima delle leggi. Queste nostre leggi sono carine, perché c'è la legge Giovanna Bifini che fa sì che per pochissimi grammi di hashish o di cocaina tu vai in carcere. Ovviamente non è che io auspico l'utilizzo di sostanze stupefacenti, ci mancherebbe, ma persone che fanno uso di sostanze stupefacenti forse è il caso di mandarle in una comunità, cioè di rieducarle, appunto prima si parlava di rieducazione. E statisticamente 7 detenuti su 10 quando escono dal carcere tornano a delinquere. Quindi significa che l'articolo della Costituzione che prevede la rieducazione
non viene rispettato, cioè non funziona il sistema carcerario in Italia, mentre soltanto 3 su 10 di quelli che vengono portati nelle strutture e nelle comunità tornano a delinquere. Quindi probabilmente funziona il sistema di rieducazione nel posto giusto e soprattutto con gli strumenti giusti. Prima vi parlavo della legge appunto Giovanardi Fini, poi c'è la Bossi Fini e poi ci sono una serie di leggi che invece vietano questo affidamento alle comunità. Basta pensare alla legge Moroni del 2009 oppure alla legge ex Celielli. Quindi se noi poi limitiamo questa possibilità, avviene il caso di Nichi, cioè Nichi poteva tranquillamente scontare la carcerazione a domiciliario, come è successo a quelli che ridevano alle 3.32, cioè andiamo nel sesto a casa sua, non stava in carcere. Poi vi parlavo del problema della polizia penitenziaria. Noi abbiamo 42.000 agenti, per 4.000 persone attivi, fra quelli in aspettativa, in genere. 2.500 hanno compiti amministrativi nelle scuole, quindi sicuramente è più appetibile di così, ti portano anche voti quando tu fai indici dei concorsi, quindi mi sembra davvero superficiale non pensare a questa soluzione. Quindi questi sono i motivi per cui un detenuto non ce la fa. Dall'altra parte però ci sono gli omicidi all'interno del carcere, come sicuramente quello di Nichi, fra l'altro ho dimenticato di dirvi che su Nichi non è stato fatto l'esame tossicologico, mentre è stato trovato un liquido in forma di cerchietto sul braccio, quindi sicuramente non si tratta di un suicidio. E tutti ricordano la vicenda di Stefan Bucchi, sicuramente Stefan Bucchi non voleva morire, questo è chiaro. Ed è stata, come racconta la madre nel libro, una protesta la sua. La protesta perché non aveva nemmeno il suo avvocato. Quando viene processato per direttissima si ritrova un avvocato d'ufficio che non era quello che lui aveva nominato. Quindi, tradito 2, 3, 10 volte dalla giustizia o chi si occupa dell'ordine in questo Stato. E fra l'altro, nel caso di Stefano Bucchi, soltanto i medici e poi la polizia penitenziaria vengono rinviati a giudizio e non i carabinieri. E Stefano Bucchi la prima notte la passa nella caserma dei carabinieri e quando il giorno dopo il papà lo vede, cioè si rende conto che ha dei segni, anche se camminava sulle sue gambe, comunque vede il volto già con i segni delle percosse, sì, come fatto. E un'altra cosa simpatica che accade a Stefano Bucchi è che appena viene porto in fragranza di reato, subito vanno a casa, no? Gli vanno a perquisire la casa. Non so se vi ricordate quando viene arrestato Totò Riina, i carabinieri se ne vanno, cioè gli danno la possibilità di svuotare casa e togliere tutte le tracce, tanto per fare le differenze fra i reati e le persone. Un'altra vicenda, e fra l'altro di Stefano Bucchi, leggerete proprio la Via Crucis dei genitori per poter parlare con questo ragazzo, per poterlo vedere, e perché lui poi si sente male, viene portato prima al Fate Bene ai Fratelli e poi al Sandro Pertini. Al Sandro Pertini c'è proprio una sezione dedicata ai detenuti. I genitori vanno lì e chiedono di poterlo vederlo e gli dicono che devono tornare il lunedì perché il sabato non è giorno di visita. Quindi passano domenica, immaginate come passa questa domenica. Il lunedì vanno e gli viene detto dovete avere l'autorizzazione del tribunale, del carcere. Vanno il giorno dopo ancora, no, cioè serve l'autorizzazione del tribunale. Allora, disperati almeno chiedono, lasciamo questa borsa, è un cambio, gliela lasciamo. Quando riescono ad avere tutti i permessi, tutti i timbri, proprio il papà di Stefano è al tribunale, proprio l'ultimo timbro, arriva la notizia della morte di Stefano Bucchi. I genitori quando lo vedono, come lo vedono, si rendono conto che nemmeno gli indumenti gli erano stati cambiati, erano quelli di 6 giorni prima, il momento dell'arresto. Poi ci sono persone che io definisco persone che si trovano nel posto sbagliato, nel momento sbagliato.
e mi viene in mente Federico Abbiovanti. Federico aveva 18 anni, qui stasera non ci sono ragazzi di 18 anni, perché era un sabato sera e Federico era andato in discoteca. In discoteca con gli amici, aveva bevuto un po', aveva preso una pasticca, e infatti la madre dice forse non erano così tanti amici. Esce dalla discoteca e mattino, è l'alba, e lui decide di non tornare immediatamente a casa, si fa lasciare nella zona dell'ippodromo di Ferrara. Qui la pattuglia della polizia era già lì, era già sul posto, non vi posso dire perché, ma comunque era già lì la polizia. E Federico cantava, era euforico, loro lo fermano e Federico si fa fermare, il papà è un ispettore della polizia municipale, quindi per lui la divisa sicuramente non era un elemento di attenzione, ma non è da quinti. Federico viene ucciso dai poliziotti che lo manganellano, che lo sbattono proprio per terra, e fra questi quattro poliziotti c'era una donna. E io ho fatto questa domanda a Patrizia Moretti, la mamma di Federico: quando hai saputo che c'era una donna, cosa hai pensato? E lei mi ha detto: io ho pensato, meno male, non c'ero io come madre, ma c'era lei. Ma questo soltanto per pochi minuti, perché poi dalle testimonianze era proprio la donna che incitava gli altri tre poliziotti, uomini. Anche qui l'omertà. L'omertà perché per il giorno dopo Federico era per i giornali un extra comunitario, un ragazzo morto per overdose. Invece poi dall'autopsia è risultato che non aveva preso sostanze stupefacenti da alterargli anche proprio la sua indole, il suo stato, anzi piuttosto il contrario. Soltanto il coraggio dei suoi genitori, la forza, perché dall'altra parte tu hai lo Stato, di cercare la verità, quindi di parlare con le persone del posto, di chiedere quasi, supplicarle a dire la verità, perché non è facile. Si è arrivati appunto alla verità, perché loro l'avevano visto Federico ancora con il sangue sulla testa, lo scroto schiacciato. Cioè, se tu devi fermare una persona, non c'è bisogno di picchiarlo selvaggiamente come una furia animale. Rimanente, voi siete quattro, lui era da solo. E quindi i poliziotti vengono condannati a 3 anni e mezzo, e sapete qual è la cosa bella? Che nessuno di loro è stato sospeso dal servizio, cioè loro continuano a fare ancora questo lavoro. E questa è davvero la cosa che non si può accettare, non si può accettare, perché chi governa o chi si occupa della sicurezza, la nostra sicurezza, non deve essere graziato, non bisogna essere clementi, bisogna aumentarle le pene, proprio perché dovrebbero dare il buon esempio. Ma in questo paese, oltre a non avere la pena di morte, che ovviamente per fortuna, non c'è neanche la tortura. Queste sono torture, quindi significa che le pene si basano su reati meno gravi. Parlavamo prima del G8, cioè in quel momento il nostro paese non aveva più i diritti costituzionali, cioè la vita, l'incolumità della persona. Cioè in quel momento nel nostro paese si era interrotta la democrazia. E la cosa più scandalosa è che poi i nostri ministri non dicono: vabbè, aspettiamo che cosa viene dalle indagini. No, subito a difesa. E fra l'altro, dopo la condanna di Gennaro, Maroni dichiara questo: no, scusate, Alemanno, questi uomini resteranno al loro posto e conserveranno la fiducia. Poi Riccardo Rasman, che è morto il 23 ottobre del 2006 a Trieste, era tornato a casa sua per cambiarsi, doveva uscire con i suoi amici, ma poi tornare a casa dei genitori, perché Riccardo aveva paura, aveva avuto già un altro biglietto con una minaccia di morte, era già stato picchiato dai poliziotti perché ascoltava la musica ad alto volume in macchina. E parliamo di un ragazzo che soffriva di schizofrenia paranoide.
Quella sera appunto torna a casa, il custode dell'appartamento dove abitava Pollans chiama la polizia perché sente dei petardi e secondo lui è Riccardo Rasmussen, quindi senza vedere pensa che sia Riccardo. Arrivano i poliziotti, salgono da Riccardo, Riccardo non apriva, poi non sono un'esperta, insomma non sono una psicologa, una psichiatra, ma immagino che una persona che soffre di una patologia come la schizofrenia paranoide probabilmente si è spaventato, sicuramente non avrebbe mai aperto la bocca. Loro si accertano anche che della patologia di Riccardo, chiamano l'ospedale per sapere se era in cura presso l'ospedale, e una volta che entrano lo legano con il fil di ferro, li salgono sopra, anche lì c'erano manganelli perché nel processo è emerso, e Riccardo muore così a 34 anni. Anche qui i poliziotti vengono condannati a 6 mesi in primo e secondo grado e non vengono sospesi dal servizio. Ovviamente io non ce l'ho con le forze dell'ordine, figuriamoci, anche i parenti, quindi. Ma sicuramente le persone che compiono questi gesti non possono stare in polizia, nei carabinieri, vanno allontanate. Perché restare in silenzio significa rendersi complici di un sistema, che poi diventa un sistema, perché noi siamo portati per, a dire la politica non funziona, fanno tutti schifo, oppure il sindacato non funziona, perché se ci sono degli individui che rappresentano male, purtroppo poi si è portati a pensare che tutto sia così, ma non è così. Cioè, anche in questo paese ci saranno persone che vengono etichettate come brave persone e persone come cattive persone. Quindi è un problema di individui, non è un problema di sistema. E poi voglio soltanto ricordarvi il caso di Stefano Fiaforti, no scusate, di Giuseppe Uva, perché nel caso di Giuseppe Uva ci sono delle intercettazioni e sappiamo quanto sono pericolose in questo paese le intercettazioni, perché il Presidente del Consiglio potrebbe andare in galera e farci respirare un po' di democrazia. Giuseppe Uva, anche lui è un pericoloso criminale, perché il 13 giugno 2008 stava festeggiando la vittoria dell'Italia contro la Romania, aveva bevuto un po', e con un suo amico decide di mettere una transenna in una strada, ma c'è un motivo. Il giorno dopo era la festa delle ciliegie e volevano alleggerire, insomma una bravata, alleggerire il compito dei vigili di mettere questa transenna che avrebbero messo loro. In quel momento arriva la pattuglia dei carabinieri e Uva riconosce un carabiniere che gli dice: Uva, proprio te cercavo, perché lui aveva avuto una relazione con la moglie di questo carabiniere. Ecco quello che emerge dalle intercettazioni. E Uva era con il suo amico Alberto. Successivamente arrivano due volanti della polizia, i due amici furono separati e portati in caserma. Alberto notò un viavai di carabinieri e polizia e sentì le grida dell'amico, dei rumori sordi. Non l'avevano perquisito, perciò aveva ancora con sé il cellulare, così chiamò il 118. Operatore 118. 118. Alberto. Sì, buonasera, sono Biggio Gero. Posso avere un'autolettica con la caserma di Piesaffi? È la caserma dei carabinieri. 118. Sì, cosa succede? Alberto. Praticamente stanno massacrando un ragazzo. L'operatore richiama la caserma dei carabinieri. Operatore. Carabinieri? Sì, salve, qui il 118. Mi hanno richiesto un'ambulanza, non so, mi ha chiamato un signore dicendo di mandare un'ambulanza lì da voi. Me lo conferma? Caserma. No, ma chi è che ha chiamato, scusi? 118. Un signore mi ha detto che lì stanno massacrando un ragazzo e che voleva un'ambulanza. Caserma. No, sono due ubriachi che abbiamo qui in caserma. Adesso gli sequestriamo il cellulare e se abbiamo bisogno la chiamiamo noi. Alberto chiamò anche suo padre e l'avvocato. Arrivò un uomo che si dichiarò medico. Intanto gli sequestrarono il cellulare. Quando giunse il padre di Alberto, chiese di portar via i due, ma il carabiniere rispose: a Uva, pensiamo noi. Dalle intercettazioni non si è riuscito a identificare da quale telefono fu effettuata la chiamata alla guardia medica,
poi chiamarono il 118. Caserma, 118, 118. Sì, dica. Caserma, ho bisogno di un'ambulanza a quella caserma dei carabinieri di Varese che devo fare un trattamento sanitario obbligatorio. 118. Deve fare un TSO in caserma ai carabinieri? Caserma, sì. 118. Cos'è successo? Caserma, è uno molto violento, molto agitato, che minaccia. 118. Ma è quello stato di ebbrezza? Caserma, sì, si chiama Ugo. Quella sera era stato arrestato anche un altro ragazzo, lo si evince dalle intercettazioni delle 7.54. Giuseppe era in ospedale. Per un minuto e mezzo i militari della radiomobile risero, si scambiarono battute, poi parlarono dei due fermati. Carabiniere 1, poi l'ho impegnato con Ugo Giuseppe stanotte. Carabiniere 2, sì, sì. Carabiniere 1, e poi gli ho portato qua anche, preguntato un puntato. Gliel'ho detto a Mario, non so chi è tra i due, chi è il migliore, non lo so, Uva. Carabiniere 2, no, no, Uva fisicamente lo può tenere, è debole. Carabiniere 1, ah, carabiniere 2, il B era intenibile. Giuseppe Uva viene portato all'ospedale, dove coscientemente, quindi coscientemente, ubriaco, coscientemente dice sono allergico a delle sostanze, che però comunque poi gli vengono somministrati dei tranquillanti, e Giuseppe muore. Muore, e purtroppo la verità la sa solo lui, e i carabinieri, ma nessun carabiniere è stato indagato, soltanto i medici dell'ospedale. Ecco, quello che ci dovrebbe far riflettere in questa vicenda è che Uva non aveva commesso nessun reato. Nessun reato, cioè tutt'al più puoi fargli una multa, ma assolutamente non puoi portarlo in caserma per una ranzina. E come vi dicevo prima, purtroppo poi c'è questo silenzio, c'è questa omertà. E voglio concludere, e poi ovviamente se ci sono domande rispondo molto piacere, con una frase di Heidi Giuliani. Qui c'è un'intervista, veramente ci sono delle parole meravigliose di questa madre, di come comunque lei racconta la sua esperienza con la giustizia, che poi non è stata così giustizia. Non si può parlare di impunità, ma di una condizione di impunibilità che, attribuita a componenti di una forza armata del paese, deve farci riflettere e preoccuparci seriamente. Thank you.